Allora, quotiamolo in borsa, no, sta mafia spa, perché hanno detto che non esiste più. Invece, poi dopo, se mettiamo insieme i dati economici dei vari studi in circolazione, ci danno questo risultato qui. Prendiamo in parola Grillo. Quanto costerebbe comprare azioni di un'ipotetica società Mafia SPA? La mafia, secondo l'ultima commissione parlamentare antimafia, presidente Pisanu, avrebbe un fatturato, cioè un giro d'affari, ricavi pari a 150 miliardi di euro all'anno. È una cifra che è pari, per esempio, a 4 volte la manovra attuale della legge di stabilità di Renzi. C'è anche chi sostiene che il fatturato della mafia sarebbe molto inferiore, ma prendendo per buone queste stime, possiamo dire che con i suoi 150 miliardi di ricavi all'anno, la Mafia Spa sarebbe di gran lunga la prima società italiana per ricavi e infatti avrebbe 35 miliardi di ricavi in più di quello che è il primo gruppo, l'ENI, e avrebbe un fatturato quasi il doppio di Fiat Chrysler, che fattura 87 miliardi, Interessante. oppure altri esempi, 20 volte la Luxottica o 44 volte Mediaset. E che valore avrebbero allora le azioni di questa Mafia SPA? Il prezzo di borsa è un multiplo, non del fatturato, ma degli utili. Secondo un rapporto che fa annualmente la Confesercenti, Mafia SPA avrebbe un utile di 105 miliardi di euro all'anno. È una cifra enorme. Per capirci, questi profitti superano, sono Tolti i superiori. costi Sì, dell'organizzazione, ma i diciamo. margini sono altissimi nelle attività illecite. E quindi questa cifra, 105 miliardi all'anno, utili che sono pari a 20 volte quelli della società italiana più ricca, che è l'ENI, oppure 33 volte quelli dell'Enel. Anche messa insieme la mafia avrebbe sempre più profitti, ma Mafia Spa avrebbe più utili anche del gruppo Exor Fiat, di Telecom, di Luxottica, di Generali, di Pirelli e anche delle società di Benetton, di De Benedetti o Berlusconi, tutti insieme, e avrebbe più utili anche di tutte le banche italiane messe insieme, che adesso se la passano male, ma comunque la mafia è molto più ricca. Ripetiamo allora, il prezzo di borsa di una società dipende dai profitti che fanno queste società e in media per le società italiane è pari a 9,9 volte i loro profitti. Mafia Spa potrebbe quindi avere un valore di 1.039 miliardi, cioè il doppio di tutte le 300 società che sono quotate alla Borsa di Milano, che valgono 496 miliardi. Come dire che se si quotasse in borsa, la mafia potrebbe comprarsi tutta la borsa di Milano, ma non è finita perché le resterebbero poi altri 500 miliardi da investire, ancora da spendere. Porca miseria, che mal di testa. Allora...